difesa nel posto di lavoro, in un momento in cui il nostro paese registra quasi 4 milioni di disoccupati, una cifra impressionante che colpisce soprattutto giovani e donne, giovani che sono costretti ad emigrare come si faceva all'inizio del Novecento. E noi credo che non possiamo accettarlo questo, non possiamo accettare che i giovani, i nostri giovani, sono costretti ad andare via dall'Italia e tornare solo per il mare e per il sole. Non possiamo assolutamente accettarlo. Dobbiamo allora tutti insieme, come sindacato, come partiti, come associazioni, amministrazioni locali, impegnarci sempre di più ed insieme per superare questo difficile momento che il nostro paese sta attraversando.